E quindi è meglio che cominciamo in tempo. Vedo che il pubblico è presente, lo ringrazio di questa presenza, auguro buon pomeriggio a tutti. Mi attengo a un mandato che ci siamo dati quest'anno, l'ho già detto, di fare delle presentazioni molto brevi per non togliere tempo ai relatori, ma anche perché oggi ci sono strumenti per conoscere i relatori via internet, sapere chi sono, quello che hanno scritto, quello che hanno fatto, la loro biografia, i loro meriti. E questo vale anche naturalmente per Fernando Devoto, che è qui presente fra noi e che ringrazio, sono molto contento che sia qui, anche perché, come posso dire, è un vecchio amico. Ci siamo visti per la prima volta ieri o l'altro ieri, ma siamo vecchi amici nel senso che ci conoscevamo per il nostro lavoro e soprattutto molti anni fa. Io, sapendo della sua fama di studioso di storia dell'emigrazione, soprattutto italiana, in America Latina, gli avevo chiesto di collaborare al volume della Liguria della storia d'Italia in Audi, e infatti lui aveva fatto un bel saggio che si chiamava I Liguri nell'America Australe, reti sociali, immagini, identità. Un saggio che, cito questo, è una piccola cosa tra le tante tue, ma è quello che ci ha collegati. E un saggio che era molto utile per diciamo cominciare a sfatare anche alcuni dei miti e degli stereotipi che riguardavano la presenza ligure in America Latina e in particolare in Argentina. E questo è un po' uno dei temi della sua amplissima ricerca. Io volevo solo ricordare un particolare che ho già citato di là, cioè che Fernando Devoto è, come il suo nome tradisce, ha radici liguri e in particolare chiavaresi. Non ho avuto ancora il tempo di andare con lui nella banca dati che c'è di là del Centro Internazionale di Studi per la Storia dell'Emigrazione, dove ci sono 3 milioni di persone che sono i nomi di persone che sono partite che sono passate da Genova, sono andate nelle Americhe. Volevamo cercare i suoi antenati, lui non l'abbiamo ancora fatto, lo faremo dopo. In realtà lui mi ha raccontato un episodio che una volta lui è andato a Chiavari, ha detto se c'era qualche devoto e gli hanno detto qui si chiamano tutti devoto e quindi non è stato possibile di lì cominciare la ricerca. La farà con più calma più avanti. Il suo ultimo libro in italiano è quello che lui stesso mi ha donato oggi e gliene sono grato, lo conoscevo ma non lo possedevo ancora, ed è Storia degli italiani in Argentina. Questo è una grande sintesi di questa esperienza migratoria italiana in Argentina, ma come lui spiega, proprio per essere grande nel senso del tempo, attraversando i secoli, è anche difficile trovare il filo conduttore, perché gli italiani che andavano in italiani, soprattutto liguri, che andavano in Argentina negli anni 30 o 20 dell'Ottocento erano qualcosa di molto diverso da quelli che sono andati 100 anni dopo o anche 110 anni dopo, perché tra le altre cose quelli che ci andavano negli anni 20 dell'Ottocento non si sentivano italiani e non si chiamavano decisamente italiani, magari si dicevano siamo genovesi, perché l'Italia non esisteva ancora come entità politica. Poi, va bene, niente, queste sono cose che racconta lui, quindi mi fermo qui, gli do la parola, ringrazio ancora lui di essere venuto e voi di essere qui. La parola a Fernando Devoto. Buonasera, innanzitutto chiedo scusa per il mio italiano che è peggiorato con gli anni, come tutto, che peggiora un po', comunque credo che riusciresti a capire. Ringrazio innanzitutto l'amico Gibelli dell'invito e anche agli organizzatori e tenterò di proporvi non una conferenza ma un dialogo. Ma come possiamo fare un dialogo tra io che sono qui e voi che siete lì e che non avete diritto alla parola? Beh, io ho immaginato un modo di fare questo dialogo. Se voi potete mettere in movimento i vostri ricordi, le vostre esperienze, e attraverso questi ricordi, le vostre esperienze, potete interagire con quello che io dirò, che sarà una cosa piuttosto generale.
Prima voglio dire che non sono un mandarino che viene a farvi conoscere delle verità nascosti. Tutti siamo esseri storici. Gli storici e quelli che non sono storici. Per tutti il passato è sopra di noi. Lo subiamo e lo facciamo. Tutte le due cose. Tutte le due cose. E per quello la storia non è qualcosa che è successo agli altri. Certo, è successo agli altri, ma è successo a noi stessi. C'era una canzone che diceva la storia siamo noi. Certo, la storia siamo noi. Dunque, tutti abbiamo una conoscenza del mondo e questa conoscenza del mondo è innanzitutto una conoscenza attraverso le nostre esperienze. Non ci sono in questo punto differenze tra lo storico professionale e un'altra persona che non sia uno storico non professionale. Per quello e per darle un'aria un po' accademica, utilizzerò una di quelle parole un po' complicate, un vecchio termine di Dilthey, Erlebnis, che si può tradurre in italiano come esperienza vissuta. E tutta la nostra conoscenza parte da questa esperienza vissuta, in quello che è noto per gli storici circolo ermeneutico. Dunque andiamo del tutto, e quel tutto che conosciamo, alla parte, la parte ad esempio l'emigrazione, dopo torniamo sul tutto e questo circolo va sempre avanti e indietro tra le nostre esperienze e le nostre conoscenze. E in questo movimento incessante, e io direi che soltanto dobbiamo pensare su noi stessi, prima, ognuno. In questo voglio dire, pensate sulle vostre famiglie, pensate sugli amici, sui parenti, sui conoscenti, e troverete i ricordi dell'esperienza migratoria, ne sono certo. E questo, se volete dopo approfondire l'argomento, potete andare all'archivio storico della scrittura popolare, dove ci sono tante lettere di emigranti, potete andare ai musei, potete andare alle mostre, potete leggere dei libri. Però, questo che va bene, va anzi benissimo, ma potete anche guardare. Un grande storico, uno dei più grandi storici del Novecento, Marc Bloch, scrisse una volta che la storia era nel presente, il passato è nel presente, se sappiamo guardarlo. In questo senso il passato e il presente è l'ultima inquadratura, si dice così, di un film. E dunque dobbiamo cominciare da quest'ultima inquadratura e risalire dietro. Cosa voglio dire con questo, che il passato è nel presente? Tutto questo passato è in questa meravigliosa città. Certo, c'è nei musei, ma oltre il museo, uno spazio chiuso, c'è la città che è un museo, uno spazio aperto. Tutte le città sono un po' così e per l'emigrazione questa città lo è in grande misura. Vi racconto una piccolissima storia. Voi conoscete, tutti quelli che sono di questa città, l'importanza dell'Ansaldo nella vita economica di questa città. Bene, l'Ansaldo, il grande balzo in avanti dell'Ansaldo fu che riuscì a vendere all'Argentina delle navi corazzate di guerra alla fine dell'Ottocento. Fu la prima grande commessa dell'Ansaldo. Ma uno potrebbe dire, come l'Argentina deve acquistare navi di guerra e non li acquista in Inghilterra, invece li acquista in Italia? E li acquista in Italia perché c'erano tutti questi rapporti tra l'Italia e l'Argentina, tutti questi mediatori, tra quello uno molto noto che si chiamava Perrone, che era andato come emigrato in Argentina, era riuscito a fare la combinazione perché l'Argentina acquisisse le navi italiane. E dopo questo Perrone torna qui e diventa
il general manager, diríamos, possiamo dire oggi, il presidente dell'Ansaldo, ai tempi prima che l'Ansaldo fosse nazionalizzata, certo. Dunque, uno vede l'Ansaldo e dietro questo che si può ancora vedere nella città c'è l'emigrazione. Dunque l'emigrazione c'è dappertutto. Io consiglierei all'amico Cibeli di mettere molti percorsi, anche c'è un bel museo, ma anche nella città, per fare dialogare questo passato che nel presente. E in questo comunque non è soltanto i luoghi del passato. Guardate i volti delle persone. L'immigrazione è oggi qui, gli immigrati sono qui, la badante che avete in famiglia è impiegata. E qui riusciresti a avere una esperienza dell'immigrazione, che possiamo discutere se sia simile o se sia diversa da quella dall'Ottocento-Novecento, ma che comunque è un'esperienza. Dunque, se voi potete aiutarmi a mettere i vostri ricordi, questo può essere un po' un dialogo immaginario tra questo mio intervento e voi. Detto questo, possiamo cominciare questa storia. Cominciamo questa storia con una domanda. E questa domanda è: gli immigrati di ieri sono come gli immigrati di oggi? Una domanda difficile per uno storico. Perché? Perché se da un lato c'è qualche cosa che accomuna tutte le esperienze delle persone che si muovono da un luogo a un altro, d'altronde tutti gli storici sappiamo o sapevamo che ci deve pensare sempre alle circostanze. Dove? Quando? In questo caso, questo mio intervento è sia un capitolo in questo grande convegno che è un affresco dell'emigrazione dal Paleolitico ad oggi, però è anche qualcosa di specifico che riguarda un tipo di emigrazione, che è quella verso il Sud America. E aggiungo a questo che questa emigrazione verso il Sud America io credo sia un modello di emigrazione. Credo che gli storici dell'emigrazione faremo meglio il nostro mestiere se cominciamo a ragionare a partire di diversi modelli di emigrazione. E per mettere questo problema vi faccio vedere due fotografie. Le due fotografie sono due fotografie prese all'albergo di immigrati, non si chiamava asilo, si chiamava albergo, perché è una parola più accogliente. Dopo, se era come un asilo, è un altro discorso. Questo è l'albergo di immigrati a Buenos Aires, inizio Novecento. Guardate i volti, guardate l'abbigliamento. Questo invece è lo stesso posto, l'albergo di immigrati, circa 1950. Si vedete l'abbigliamento molto diverso. Però torniamo, queste esperienze si possono accomunare, si devono considerare separatamente? È una domanda che io vi lascio aperta. Detto questo, io direi: gli immigrati di ieri e di oggi hanno esperienze simili. Arrivano in un paese strano, devono trovare un lavoro, devono trovare un alloggio, devono sviluppare una socialità. Però non arrivano allo stesso paese e, come aveva accennato Antonio all'inizio, non partono dello stesso paese. Dunque, tra questa differenza tra i contesti storici e logiche sociali che hanno delle somiglianze, in questa tensione c'è tutto questo problema della emigrazione. E a questo punto io vorrei cominciare, perché qualche cosa che è in comune, ancora questi che arrivano negli anni 50 arrivano in nave, come arrivavano quelli che arrivavano nell'Ottocento, non le stesse navi, e ne parleremo un po' dopo. La geografia, sempre
sempre ci deve ricordare gli spazi, non soltanto perché Braudel ci aveva insegnato degli spazi, ma perché se noi non riusciamo bene a capire di che cosa stiamo parlando. E noi stiamo parlando di una emigrazione che il nucleo è l'Atlantico Sud, e di questa emigrazione. Dal sud dell'Europa, dal sud ovest dell'Europa, sono praticamente tre paesi e mezzo, potrei dire, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e la Francia, un pezzettino della Francia, verso i paesi sudamericani, ma anche avrei potuto includere quelli del Centro America, quelli della America, Centro America del Caraibi, no? Caraibi. La prima osservazione generale si può vedere. Avete presente già l'Oceano Atlantico, dove è il Sud America, più o meno. La prima osservazione, qui c'è un salto che dopo non so come vado indietro, ma qui. Del sud dell'Europa si emigra sia verso gli Stati Uniti, ma soprattutto verso il Sud America. Invece del nord dell'Europa si emigra soprattutto verso il Nord America. Se noi diciamo, facciamo dei numeri, i numeri sono sempre un po' ingannevoli, diciamo che più o meno tra 60 e 70 milioni di europei hanno attraversato l'Atlantico tra l'inizio dell'Ottocento e metà del Novecento, di tutti questi, mettiamo 65 milioni, attorno a 12 milioni sono andati nel Sud America. Un gruppo piuttosto consistente. Ma se noi guardiamo il sud dell'Europa, la maggioranza degli emigranti del sud dell'Europa, del Mediterraneo, sono andati verso il Sud America, non verso il Nord America. E uno dei problemi è che sempre prendiamo il modello nordamericano come il modello dell'emigrazione, e non è l'unico modello. La Latino America o il Sud America presenta delle particolarità, delle differenze che tenterò di mostrarvi. Adesso devo riuscire a tornare a questo che è meno di un PowerPoint, ho fatto io a casa mia e mia figlia, io appartengo a una generazione più vecchia, ho fatto questi tratti, mia figlia mi ha aiutato a metterlo in questo sistema. Di questo sud dell'Europa ci sono due grandi aree di immigrazione, due grandi zone di, possiamo dire, alta pressione migratoria. Una va da Bordeaux, nel sud della Francia, fino più o meno a Porto, nel Portogallo. Tutta questa fascia atlantica che coinvolge francesi, che per lo più sono vaschi francesi, vaschi, galiziani, e quelli del nord del Portogallo, quella grande area migratoria del nord del Portogallo che è il Minho, la regione del Minho. La seconda grande area migratoria è quella che ha un imbuto, e questo imbuto è questa città, Genova, che va più o meno da Treviso, diciamo, a Lione, tutta gente che esce attraverso il porto di Genova e va verso il Sud America. Dunque, questo dobbiamo ricordare, che quando noi parliamo di migrazioni italiane, spagnoli e così via, in genere noi parliamo soprattutto di migrazioni di certe regioni, più che di altre. Dunque, nel caso della penisola iberica parliamo soprattutto della migrazione del nord della penisola iberica, e nel caso italiano, nell'inizio, almeno nell'Ottocento, parliamo soprattutto di migrazione del nord. E anche parliamo attraverso delle specializzazioni, perché sapete bene, o forse sapete, i Veneti andavano soprattutto in Brasile, i Lombardi, i Piemontesi, i Liguri andavano soprattutto nel Rio della Plata. Dunque, questo non vuol dire che dal sud dell'Italia, nello stesso momento, da Palermo, anche attraverso dei battelli che uscivano da Genova, o anche attraverso dei meridionali che venivano a Genova a prendere il battello, si andava verso gli Stati Uniti. Ma dopo vi farò vedere alcuni piccoli numeri. Queste sono le aree di intensa immigrazione.
Quali sono le aree di accoglienza? Tutta il Sud America? Sì, potete dire, io ho un parente che c'è in Perù, in Ecuador, ci sono dappertutto, certo, però ci sono delle differenze, scusate. Questo sono i tratti delle navi che raccoglievano passeggeri. Questa linea che partiva da Genova, quella che partiva dal nord dell'Europa e raccoglieva i passeggeri del nord della Spagna e del Portogallo. Stiamo parlando del 800-900. Così avete un po' un'idea di diversi punti, non erano gli unici, però erano i punti più importanti, i porti più importanti dove si raccoglievano dei passeggeri. Il Sud America. Io ho diviso il Sud America in tre aree. Ho preso questo da un grande antropologo brasiliano, morto già alcuni anni fa, che forse conoscete in Italia, non lo so, che si chiamava Darcy Ribeiro, e Darcy Ribeiro aveva scritto un libro, forse un libro molto, si può discutere molto, che si chiamava Le Americhe e la civilizzazione. Darcy Ribeiro diceva lì che c'erano almeno tre Americhe. C'erano quello che lui chiamava, lui parlava di paesi nazionali, io non sto parlando di paesi nazionali, sto parlando di regioni, quello che lui chiamava i paesi trapiantati. Dunque, dove c'era pochissima popolazione, pochissimo, certo sempre se qualcuno, è spassato via, però pochissima popolazione. E questa è l'area A. Questa è l'area di grande immigrazione nel Sud America. Da dove? Dal Rio São Paulo, nell'estremo nord, fino alla Pampa e oltre la Pampa fino alle Andes. Vi ricordate degli Appennini alle Andes? Tutti avete sicuramente letto quel libro. Dunque, questa è la grande zona di emigrazione, quello che Ribeiro chiamava i popoli trapiantati. Dopo c'è una seconda area nominata B, che Ribeiro chiamava l'area dei popoli testimoni, dove c'era la grande civiltà incaica, dove c'era una grande popolazione. Non erano spazi semivuoti o quasi vuoti, ma spazi molto popolati. Buona parte della Bolivia, il Perù, una parte dell'Ecuador, e in tutta questa area ci sono dei migranti pochi. Pochi. Troviamo dei migranti commercianti, nei porti, però gli immigranti non cambiano quelle società. Esempio di esperienza vissuta. Vi piacerà almeno, ma credo ormai a tutti, il calcio. Guardate i volti dei giocatori. E lì troveresti dove c'è la forte presenza dell'immigrazione europea e dove non c'è questa forte presenza. Terza area che Ribeiro chiamava i popoli nuovi, C. Lì non c'era una grande popolazione originaria, ma nemmeno una grande immigrazione, forse con l'eccezione del Venezuela nel secondo dopoguerra, ma in un periodo piuttosto corto. Perché non c'è gente lì, che ci sono spazi vuoti e c'è invece tanta gente nell'area A? Questo ci porterebbe lungo il discorso, vorrei soltanto sottolineare che le cose in storia sono sempre complesse. Sono sempre complesse e mai sono automatiche. E vi faccio vedere ancora l'ultima mappa, scusate, e questa mappa è soltanto per mostrarvi dove erano i Liguri, dove erano questi genovesi. Questi genovesi erano nei porti. E attraverso i porti riuscivano a che cosa? A avere in mano tutto il commercio regionale. Che cos'è il commercio regionale? Tra Rio Grande do Sul, Montevideo, Buenos Aires, attraverso i fiumi Paraná e il fiume Uruguay, o nel Pacifico, da Valparaíso al Callao. I genovesi costruivano i battelli, gestivano il commercio regionale,
gestivano la fornitura di frutta e verdure nelle città, e questo faceva sì che avevano un po' una logica diversa da altri gruppi migratori. I genovesi non sono andati nell'interno, non sono andati come coloni, anche se molti non procedevano dalla Riviera Ligure, ma procedevano dalla collina, dalla montagna Ligure. Però lì riuscivano, e sono riusciti a ricavare, possiamo dire, una nicchia e un settore nel quale ebbero tanto successo. E a questo punto, credo che possiamo fare alcuni numeri, ma pochi numeri, alcuni numeri per vedere di che cosa stiamo parlando e per fare il nostro argomento. Se guardate, tutti i dati non sono comparabili tra di loro, però ci danno un'idea. In questa immigrazione dal sud noi abbiamo almeno due sottomodelli. Gli italiani e i francesi che vanno sia verso il nord che verso il sud. E se mi permettete, più o meno metà. 6 milioni di italiani nel Nord America, 5 milioni di italiani nel Sud America. Dunque più o meno metà. Gli stessi italiani, vedremo. Una più larga parte del nord verso l'America Latina, e qui il ruolo di Genova, non soltanto del porto, di tutti gli interessi che giravano attorno al porto. Le compagnie di navigazione genovesi, gli interessi armatoriali, gli interessi commerciali, tutto questo mondo che dava vita, a una grande vita, a questa città. Perfino Cavour aveva pensato di sponsorizzare compagnie di navigazione che andassero verso il Rio della Plata, che, come qualcuno chiamò Cristoforo Negri nel 1864, disse: lì è la nostra Australia, noi dobbiamo puntare. Da Cristoforo Negri a Luigi Rinaldi, in un libro famoso, Un principe mercante, dice: no, dobbiamo puntare che gli italiani vadano nel sud, perché quello è il nostro spazio, noi che non abbiamo un impero coloniale dietro. Vedete i francesi, divisi più o meno, l'immigrazione francese è molto più piccola, ma divisi tra Nord e Sud America, non sono dati comparabili, questi erano i francesi presenti nel 1911 nel Nord e nel Sud America. Ma adesso vediamo il secondo sottomodello, gli spagnoli e i portoghesi. Se guardate gli spagnoli, tutti verso l'America Latina. Gli Stati Uniti non esistono. Se guardiamo i portoghesi, è lo stesso, quasi tutti verso, nel caso dei portoghesi, verso il Brasile. Certo, io vi ho messo lì un piccolo dettaglio erudito che forse non ha tanta importanza, che di quelli portoghesi che andavano negli Stati Uniti, la larga maggioranza non era del Portogallo continentale, era delle isole Azzorre. Dunque, se noi togliamo quelle delle isole Azzorre, possiamo dire tutti i portoghesi verso il Brasile, tutti gli spagnoli verso l'America Ispana. Se voi fate una somma, trovate attorno a 11-12 milioni e vedete che tutta questa emigrazione del sud è un'emigrazione verso il sud. Per quello ho chiamato questo sud-sud. Questa è la mia esposizione. Prima osservazione, dunque. Una cosa è se guardiamo l'Europa, una seconda cosa è se ritagliamo nell'Europa l'Europa del sud. E questa Europa del Sud ha un movimento migratorio molto diverso dall'Europa del Nord. Seconda questione, che è stata accennata da Gabaccia, non so se avete ascoltato la sua relazione ieri, è che non è soltanto importante quanti vanno, è importante quanti vanno in rapporto alla popolazione che esiste sul luogo. E in questo punto l'impatto dell'immigrazione europea è stato molto più forte nel Sud America, quella che ho chiamato la Sud America trapiantata, sul versante atlantico, che non nel Nord America. E vi faccio vedere alcuni piccoli dati.
Quanti erano gli stranieri sulla popolazione totale nell'Argentina, nel Brasile, nell'Uruguay e negli Stati Uniti? Come potete vedere, lasciamo a parte il Brasile, dopo torniamo al discorso, se lasciamo il caso dell'Argentina e dell'Uruguay, l'importanza della immigrazione fine 800 fino alla metà degli anni del secolo XX, fino al 1960, che cosa vedete? Vedete che l'impatto migratorio è molto maggiore nel Sud America. Prendete i dati, vedete in Argentina 1914, 30% della popolazione è straniera. Invece negli Stati Uniti è la metà, è il 14,5%. Questo vuol dire che questi paesi, Argentina e l'Uruguay, e vedremo il Brasile anche, sono stati travolti dall'emigrazione. Non è che l'Argentina sia o il Brasile o siano paesi soltanto di immigrati, questo non sarebbe vero. Però l'impatto dell'emigrazione è stato così forte, molto più forte che non negli Stati Uniti. E fino al 1960, potete guardare, gli immigrati in Argentina sono quasi il triplo in percentuale che non negli Stati Uniti. Se invece noi utilizziamo il microscopio e adesso non guardiamo l'insieme, ma guardiamo a quelle città che sono le città emblematiche dell'immigrazione, vediamo la enorme importanza che in alcune città hanno, in questo caso gli italiani, soltanto gli italiani. Guardate, 30% della popolazione a Buenos Aires, 35% della popolazione a Sao Paolo, 22% a Montevideo. Invece negli Stati Uniti gli italiani non sono stati, a New York, scusate, non sono stati mai del 7%. Dunque questo produce una logica assolutamente diversa. Detto questo, ci saranno 4-5 cose e non di più perché non avrò tanto tempo, Givelli ha l'ordine di tagliarmi la testa, dunque, però detto questo, non voglio sfuggire una domanda qui, perché tutta questa gente andava là? E lì, sapete, gli storici hanno discusso tanto. Quelli che dicevano andavano là perché lì c'erano delle opportunità, andavano là perché qui si stava tanto male. Pessimisti e ottimisti, non ha soluzione, perché lo storico, che aveva insegnato Max Weber, ha dei valori e quei valori sono dietro le sue ipotesi. Dunque non è che si possa risolvere, sempre prima di una ricerca abbiamo un'idea di come sono andate le cose e questo influisce su bene pessimisti e ottimisti. Forse sempre l'ecletticismo ci salva, diciamo, un po' delle due cose, però io mi vorrei prendere un punto di senso comune di un concittadino, si dice così, vostro, Italo Calvino. Italo Calvino scrisse un libro esbozzo di un'autobiografia, si chiama Il Cammino di San Giovanni, dove c'è un saggio che è il suo dialogo immaginario col suo padre, lui uomo della città contro suo padre, uomo della campagna, no? Della campagna non contadino, ma uomo agrario, un uomo legato a... E Calvino dice questo, dice guarda dalla collina Ligure, guarda il mare, e dice, dietro al mare c'è la Corsica, una nave carica di montagne, bellissima immagine, una nave carica di montagne, dove nessuno c'era mai andato e nessuno andrebbe mai perché erano più poveri da noi. E questo credo che dà il senso. Si stava male qua, là era difficile, però c'era almeno l'illusione di che quelli erano o potevano diventare più ricchi. E questo, io direi, potrebbe servire come un piccolo elemento per dire perché si andava in America. Dopo, quando concludiamo, diremo qualche cosa su se questa illusione è andata realizzata o no.
Questo, tornando a questo discorso, che altre cose differenziano questa immigrazione verso il sud dell'immigrazione verso il nord? Prima questione, abbiamo detto la quantità in rapporto alla popolazione. Seconda questione, collegata alla prima, è che gli italiani, gli spagnoli, i portoghesi, nel sud erano in tutti i gruppi sociali. In genere, e sempre questo sono generalizzazioni, gli immigrati, soprattutto quelli che si chiama la nuova immigrazione negli Stati Uniti, erano sotto, erano nello scalo più basso della società. Invece, nell'America Latina, gli immigrati erano tra gli imprenditori e tra gli operai, erano commercianti e manovali. Dunque, questo grande numero di immigrati era presente in tutte le fasce sociali. Perché? Perché gli immigrati che andavano in Sud America arrivavano a paesi che si dovevano costruire, dove perfino a volte non c'era una classe dirigente. Arrivavano, dunque, potevano approfittare di tutti gli spazi vuoti, potevano far nascere l'industria. La grande industria di Sao Paolo è una grande industria di immigrati, dove gli italiani ad esempio giocarono un ruolo molto importante. La industria dell'Argentina, perfino di un piccolo paese come l'Uruguay, era anche una industria creata dagli immigrati. Vi metto alcuni esempi per guardare questo, non soltanto industriali, ci andavano dei professionisti, dei tecnici che forse non avevano un lavoro qui e andavano lì. Certo, c'era la povera gente e anche gente molto povera. Non dobbiamo adesso diventare troppo ottimisti. C'era la gente che non aveva niente e forse andava col biglietto prepagato dallo Stato di Sao Paolo per andare in Brasile. Dunque c'eravamo tutto nell'immigrazione, però non abbiamo soltanto i poveri, abbiamo anche altri gruppi sociali. E questo, vi metto due esempi. 1887 Buenos Aires, gli italiani erano il 20% dei medici della città e il 20% degli ingegneri della città. Questo non si riscontra negli Stati Uniti o nel Canada. Vi metto un altro esempio, l'Uruguay, 1880. Gli spagnoli erano il 30% degli insegnanti della scuola elementare. Dunque, questo fa vedere che c'erano spazi dove? Nella società, nell'economia, e c'era anche spazio nello Stato, perché lo Stato doveva costruirsi, doveva costruire l'amministrazione, aveva bisogno dei professionisti, dei tecnici. Dunque, tutto questo costruisce queste comunità del Sud America, che sono comunità molto più complesse, diciamo così, che non le comunità nel Nord America. E questo come si vede? Se uno, c'era un vecchio studioso italiano di inizio Novecento, Luigi Prato, aveva fatto il censimento di tutte le società italiane all'estero. Quali erano le società più fiorenti? Erano le società che erano nel Sud America, non nel Nord America, dove gli italiani, gli spagnoli erano riusciti a creare delle banche, alcune delle maggiori banche nei paesi sudamericani. In questo punto, questa enorme e complessa emigrazione verso il Sud America godeva anche di un vantaggio. E qui vi chiedo anche di immaginare la situazione. Immaginate che oggi in Italia o in Europa le classi dirigenti pensassero che i marocchini sono migliori degli italiani. Che se io devo prendere un lavoratore, meglio prendo un marocchino e non un italiano. Quello in genere non esiste. Le classi dirigenti pensano che lo straniero sia peggiore di quello nativo. Beh, in America Latina in genere, soprattutto nell'America del Sud, che è il caso che a me interessa,
gli immigrati erano visti sia come forza lavoro, come manodopera, che come agenti di civilizzazione. E dunque erano preferiti ai nativi. Quando dico preferiti ai nativi, non dico preferiti agli indiani, erano preferiti ai criollos. Dunque, quando noi diciamo gli immigranti hanno avuto successo, certo hanno avuto successo, erano grandi lavoratori, certo l'immigrato è ieri e oggi un grande lavoratore, ma c'era il pregiudizio favorevole. E il pregiudizio favorevole è meglio prendere un falegname italiano che un falegname boliviano, diciamo così, e perché farà meglio. Tutta questa idea, è vero che questi paesi, i gruppi dirigenti di questi paesi sudamericani non volevano tanto i meridionali, non volevano tanti quelli dell'Europa del Sud, ma volevano gli anglosassoni, ma gli anglosassoni non sono mai andati. Sono andati gli italiani e gli spagnoli e i portoghesi. Però entro questo, questi erano europei e bianchi, e questo gli dava un vantaggio che in parte spiega questa curiosità, questa eccezionalità del caso sudamericano. E a questo punto, che fecero inoltre? Fecero questi immigranti, ho accennato, diedero luogo a tutte queste professioni urbane, a tutte queste attività urbane, ma diedero luogo anche a tutta quella colonizzazione che caratterizza sia l'altopiano di Sao Paolo, la fazenda del caffè, forse uno dei luoghi più cupi, almeno più cupi dal punto di vista della letteratura, dell'immagine, fino al grano della pampa nell'Argentina. Dunque questi immigrati si crearono degli spazi attraverso quello che io chiamerei due frontiere. Una frontiera orizzontale, la marcia verso l'ovest, e una frontiera verticale nella città, nelle città che crescono pari passo con la crescita della emigrazione e delle esportazioni dei prodotti primari verso l'estero. Dunque questo fu un grande momento che io non so se sarà finito. Oggi siamo di nuovo in una situazione nella quale il vantaggio ce l'ha quello che fa l'esportazione di commodities, come dicono gli economisti. Ci saremo o vedremo nel futuro nuove ondate migratorie dell'Europa verso il Sud America, così come abbiamo visto delle migrazioni del Sud America verso l'Europa 10 anni fa, 20 anni fa, è qualcosa sulla quale non mi pronuncio, ma soltanto dico che la migrazione forse non è un capitolo chiuso, non è un capitolo chiuso per il Sud America e non è un capitolo necessariamente chiuso per l'Europa. Non, del futuro non sappiamo, o sappiamo poche cose, o nulla, meglio. Arrivato qui, io vorrei mettere in discussione l'ultimo argomento. E l'ultimo argomento è fare l'America. Hanno fatto gli immigrati l'America? Qualcuno di voi può dire sì, no, l'ho fatta, non l'ho fatta, il mio cugino l'ha fatta, non l'ha fatta. Dunque ognuno avrà la sua esperienza e ognuno anche ci ricorderà che mai possiamo raccogliere 10-12 milioni di storie in una storia. Questa esperienza è un'esperienza larga, vasta, diversa. Vi faccio vedere due immagini contrastanti, che il nostro problema come storico è che molte volte vogliamo risolvere dei problemi che non si possono risolvere. Questo è il Circolo Italiano di Buenos Aires, un banchetto dei maggiorenti, di quelli che hanno avuto successo, che hanno fatto fortuna e che molte volte preferivano, e questo era un palazzo molto bello, non esiste più, preferivano essere nel loro club stile inglese, no? Che essere nei grandi club dell'aristocrazia argentina.
ma vi faccio vedere anche questo. Questi sono immigrati alla bocca, eh? E vedete il contrasto. Dunque l'emigrazione è sia, torniamo ai maggiorenti, e questa data, sì, benissimo, questa data è circa 1900, e questa data è un po' prima, circa 1880, ancora ci sono molti velieri che hanno una transizione lenta in sostituzione del vapore nell'emigrazione verso il Sud America. Dunque, successo o insuccesso? Prima osservazione, la metà degli immigrati sono ritornati. Quello ci risolve il problema? Non so. Perché sono ritornati? Alcuni perché hanno avuto successo. E anche ci sono, se vi capita di passeggiare per il nord della Spagna, che è molto bello, si trovano tra l'Asturias e la Galicia tutte quelle cosiddette casse degli indiani. E tutto il lungo, che sono casse molto ostentose, ma anche nella Riviera Ligure si trovano le casse degli americani, di quelli che erano andati, avevano fatto fortuna, però la fortuna aveva senso dove? Non là dove nessuno lo conosceva, la fortuna aveva senso di essere esibita qua, dove c'erano gli amici, i parenti. Tutti quelli che sono tornati con successo? No. Ci sono tornati anche quelli che non hanno fatto l'America. E inoltre ci sono tornati quelli che erano andati per tornare. Erano andati per guadagnare un po' di soldi, fare cosa con i soldi? Pagare i debiti, acquistare una casa, un pezzo di terra, che per noi sono dimensioni, che possiamo dire assurde, mezzo ettaro, si dice? Mezzo ettaro, un quarto d'ettaro e così via per le estensioni sudamericane. Avanti e indietro, perché questa emigrazione è in grande misura un movimento circolare, un movimento nella quale la gente cerca migliorare fortuna, come si diceva. A volte ci riesce, a volte non ci riesce. E che cosa conta per riuscire o non riuscire? Qualcuno direbbe la fortuna personale, la fortuna e la virtù, come diceva Machiavello, c'è la virtù ma c'è la fortuna. Machiavelli, dite voi, scusate. Ma contano altre cose. Quelli che arrivano primi hanno dei vantaggi, perché gli ultimi saranno i primi nel cielo, però non sono i primi nella terra. Quelli che arrivano ultimi sono in condizioni peggiori. E una ultima delle caratteristiche del Sud America è che gli immigranti del sud dell'Europa non arrivano tra gli ultimi, arrivano tra i primi. E questo gli dà un grande vantaggio su altri gruppi migratori. In questo caso io direi che questa esperienza migratoria è un'esperienza sempre ambigua. E ognuno di voi potrà, è come dipingere, no? Io ho fatto uno schema e voi dovete dipingere con le vostre memorie questo schema e dire no, per me non è così. E nel dialogo su come lo storico vede le cose e su come le persone che non sono storici di professione vedono le cose, in questo insieme di immagini che sono molto diverse possiamo trovare la complessità. La complessità del fatto migratorio. Io non ho niente contro le grandi immagini di sintetiche che ci raccontano quello che oggi si chiama la global history. Non ho niente. È utile, è necessario, però quella global history non deve farci dimenticare che entro quella situazione ci sono tante cose diverse. E se permettete, perché io non credo già che conosciamo soltanto attraverso lo studio e il pensiero, ma che conosciamo anche attraverso i sensi, anche attraverso la volontà. La storia è un po' Sofia, sabiduria si dice in italiano? Sofia? Saggezza. Saggezza, scusate. Ma la storia è anche phronesis, vuol dire
saggezza pratica, e questa distinzione, sapete, è una distinzione di Aristotele. Dunque non basta soltanto lo studio, abbiamo bisogno di capire, verstehen, per usare un'altra parola tedesca. E per capire dobbiamo ricordare che oltre il fatto che gli immigrati abbiano avuto successo o non abbiano avuto successo, abbiano potuto ritornare o non abbiano potuto ritornare, c'è stata sempre la nostalgia, c'è stato sempre il ricordo del paese, il ricordo del luogo d'origine. E per quello io vorrei concludere il mio intervento mettendovi un pezzettino di una canzone che voi conoscete meglio di me, che si chiama Ma se che penso, di Luigi De Pre, scusate, e con questo possiamo concludere questo piccolo intervento. Se si ascolta.